Stamani siamo all'interno del cimitero, anzi dell'ossario delle Fontanelle a Napoli, nel quartiere Sanità, con Pino Imperatore, autore del libro Benvenuti in casa Esposito, che già abbiamo avuto il piacere di conoscere e di leggere il libro. Siamo qui perché ha un senso che è rapportato al tuo libro. È qui che viene a pregare il protagonista del tuo libro al famoso teschio del capitano. E oggi tu hai voluto omaggiare il teschio con una targa, che praticamente sopra c'è una frase che racchiude un senso reale, che è quello del mondo che viviamo e del mondo del purgatorio. Vorremmo sapere proprio da te, insomma, perché c'è stata anche una bella emozione, c'è tanta energia, abbiamo avuto una guida che ci ha spiegato tante cose e soprattutto c'è stata la presenza di i due attori che ancora una volta ci hanno deliziato. La giornata è veramente da brividi, tutta molto particolare. La letteratura che diventa realtà è la realtà che diventa letteratura. In un quartiere affascinante, dalla grande storia, dalla grande cultura, dalle grandi tradizioni come il quartiere Sanità in cui è ambientato il mio romanzo. Abbiamo voluto realizzare questa iniziativa qui alla Sanità a partire dal cimitero delle Fontanelle perché questo quartiere merita veramente di essere conosciuto sempre di più perché è ricco, ricchissimo di positività e di cose meravigliose, unico al mondo. Abbiamo fatto questa visita guidata, adesso andremo alla Basilica di Santa Maria della Sanità, alle Catacombe di San Gaudioso, incontreremo i ragazzi dell'Accademia della Sanità guidata da Vincenzo Pirozzi. È un modo per sentirsi vicino a questo quartiere, è un modo in particolare qui al cimitero delle Fontanelle per omaggiare le salme, i resti mortali di questi umili defunti, come vengono definiti anche all'interno del mio libro, che non hanno un nome. Io ho dedicato il libro a tutte le capuzzelle senza nome, e veramente tutte le persone, tante persone che sono venute stamattina qui, devono sentirsi vicino a questi resti mortali. Si parla qui di dalle 50.000 alle 100.000 salme. Sì, anche perché è pur vero che è un po' come un museo, però non dimentichiamoci che queste un giorno sono state delle persone come noi, certo. E che per fosse comuni, per magari perdita di famiglia, non sono state omaggiate, non vivono il cimitero inteso come cimitero, però sono state persone, quindi è giusto che ci sia il rispetto che oggi forse finalmente stanno avendo. Hanno avuto semplicemente purtroppo la sfortuna di morire per terremoti, per peste, per fame, e appunto come tu dicevi sono persone come noi e a loro va donato un pensiero, va donato un fiore, un piccolo omaggio che ho fatto anche io con questa targa davanti al capitano, il quale dice nel mio libro: io voglio rimanere qui, capuzzella tra le capuzzelle. Al capitano sono legate varie leggende, una delle quali io la racconto nel mio libro, e ci sono qui tanti altri teschi a cui sono legate le leggende, e poi c'è un culto popolare incredibile. Fortissimo. L'adozione dei crani, dei defunti da parte delle persone, che è un'iniziativa che per tanti anni è durata, fino a quando poi la Chiesa Cattolica la bloccò perché c'erano anche alcuni problemi. Certo. Però è bello questo fatto che le persone vengono qui, lasciano un fiore, lasciano una caramella, una moneta, un'immaginetta. Sì, loro rappresentano, questi defunti, il rapporto tra il mondo terreno e l'aldilà. La persona umile del popolo viene qui per chiedere una grazia, per chiedere qualcosa di positivo per la sua vita, dei miglioramenti, a volte, visto che siamo napoletani, anche magari una vincita all'otto, ma non che vogliono vincere chissà che. Diciamo, quello che gli permette insomma di poter vivere e fare vivere il minimo indispensabile. Dignitosamente. E questo è veramente un posto unico al mondo, ma anche sotto l'aspetto architettonico. Sì, una volta, cioè delle volte naturali. Sì. Spettacolare. Tutto in tufo. Sì, infatti questa nasce proprio come una cava, veniva utilizzata per prelevare il tufo per le costruzioni. Pino, io a nome di Road TV Italia ti ringrazio tantissimo, perché oggi mi hai fatto vivere veramente una bella giornata e spero che quanto prima il prossimo libro, magari sempre ambientato in un luogo particolare di Napoli. Se sarà un libro che avrà per protagonisti gli Esposito, la famiglia Esposito, sicuramente sarà ambientato qui perché gli Esposito, io ho immaginato che vivano sulla salita dei principi qui a Rione Sanità, quindi sicuramente con
continuerò a parlare di questo quartiere, ma continuerò a parlare di Napoli, perché io sono innamorato di questa città e sono un uomo del sud e dobbiamo valorizzare le cose belle che abbiamo. E ne abbiamo tante. Grazie. Grazie a voi. Grazie.